Buonasera a tutti, continuiamo con i nostri aperitivi letterari. Quindi, Gramsci è stato scritto dalla professoressa storica Noemi Ghetti, che è qui con noi. Con noi c'è anche l'assessore alla cultura Ilario Sai e c'è anche il professore di lettere Renato Cirodano. Grazie, assistiamo adesso a questa presentazione. Grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui questa sera all'aperitivo letterario del Saturno Film Festival. Siamo qui per il libro di Noemi Ghetti, Gramsci nel cieco carcere degli eretici. Vedremo questo libro assieme a Renato Vittorio Cirodano e Noemi. Noemi è una scrittrice, storica, saggista, ha scritto diversi saggi anche per i ragazzi, è stata una professoressa nelle scuole superiori e oggi insomma vedremo questo bel libro. E Renato Cirodano ha una laurea in lettere e ha discusso proprio una tesi su Gramsci e con il professor Asor Rosa nel 76, quindi ci darà una visione di Gramsci all'epoca e come lo vede adesso. E è stato rappresentante sindacale della CGIL, oggi si occupa con un'associazione culturale della scuola che verrà, che promuove e realizza progetti contro la dispersione scolastica. Dunque, io passerei subito la parola a Renato, che ci dirà subito come è stata la sua impressione. Diciamo, io posso parlare per la mia impressione su Gramsci. Io lo lessi, scusate, sono molto emozionata perché Gramsci è stato molto importante per me. Io lo studiai quando ero al liceo, lo lessi quando ero al liceo con un'emozione diversa rispetto ad oggi, però già a quel tempo insomma mi colpì tanto l'umanità di quest'uomo, l'umanità commovente di un uomo forte che invece di arrendersi nelle vicissitudini che lo avevano colpito, nella feroce violenza contro la sua identità, e lui aveva reagito studiando e aveva reagito in una maniera affettiva, molto, molto mi colpì il rapporto con la sua compagna, con Julka e con le donne, e l'umanità e l'amore che aveva proprio verso l'essere umano. Ma non voglio rubare altro tempo e ripeto, adesso sentiremo l'esperienza di Renato a proposito di Antonio Gramsci. Devo ringraziare innanzitutto Noemi Ghetti perché mi ha permesso di riprendere un discorso che io avevo interrotto da anni, e quindi lo studio su un personaggio importantissimo della cultura italiana del Novecento. E Antonio Gramsci era stato oggetto della mia tesi di laurea nel 1976, erano anni particolari. E ero uno studente all'Università La Sapienza di Roma e ero legato ai gruppi della sinistra extraparlamentare all'epoca. Era quasi d'obbligo l'impegno politico, mi dividevo tra politica e studio e lavoro, e nel mese di aprile conseguì proprio la laurea con il professor Alberto Sorrosa, la cattedra di letteratura italiana, e il titolo era proprio la pagina letteraria dell'Ordine Nuovo. L'Ordine Nuovo era un primo giornale comunista pubblicato nel nostro paese. In precedenza c'era stato un quindicinale sempre diretto da Antonio Gramsci, e successivamente nel 24 ci sarà l'Unità, che è ancora oggi attiva e viva. E per chi non li ha vissuti, quegli anni 70 erano anni un po' particolari, erano anni di scontri politici tra destra e sinistra con appunto relative vittime, erano però anche gli anni dell'impegno politico, erano gli anni in cui si andava a giro con l'Eskimo, e anch'io andavo a giro con l'Eskimo, avevo dei capelli lunghi, avevo degli occhialetti che erano un po' quelli di Antonio Gramsci, molto simili, e lui era un po' il mio idolo, era un'immagine che io avevo acquisito e che mi permetteva di studiare, di lavorare e di avere una mia casetta piccolissima lontano dalla famiglia, come una conquista di libertà e di autonomia.
non la voglio fare troppo lunga perché poi entrerò nel merito di questo personaggio e soprattutto di come Noemi Ghetti ha saputo coglierne alcuni aspetti che per me sono stati un po' una sorpresa, perché io l'avevo vissuto e studiato come un personaggio politico. Noemi è stata bravissima nel cogliere invece gli aspetti più umani di questo personaggio che, non dimentichiamo, è stato condannato dal fascismo a non pensare. Al contrario, lui nel carcere, nei suoi anni di carcere, ha pensato moltissimo. E adesso lascio per il momento la parola a Noemi con l'idea poi di riprendere questo discorso. Grazie a tutti. Allor sorse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento, credo che s'era in ginocchia levata. D'intorno mi guardò, come talento avesse di vedersi altri rameco, e poi che il suo speciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai, per altezza d'ingegno, mio figlio, ov'è? Perché non è teco? Ed io a lui: da me stesso non vegno, colui che attende là per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole, il modo della pena, m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come dicesti? Egli ebbe, non vivelli ancora, non fiere gli occhi suoi lo dolce lume. Quando s'accorse d'alcuna dimora che io facea dinanzi alla risposta, supì ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro magnanimo, a cui posta restato m'era, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa. Allora voi vi domanderete perché molti di voi, o quasi tutti, perché insomma ho letto questo pezzo del decimo canto della Divina Commedia, il canto degli eretici, il girone degli eretici. Ebbene, più che altro perché cosa c'entra con Gramsci, insomma, Dante con Gramsci? Ebbene, in realtà c'entra molto ed è il fulcro, oltre che il titolo di questo libro, è il fulcro, diciamo, di questa ricerca. E Gramsci fece quella che definì una piccola scoperta. In realtà questa piccola, che tanto piccola non è scoperta, a me viene da dire, leggendo il libro, che anche Noemi l'ha fatta adesso con amore e con interesse per studiare Gramsci. Quindi la domanda che faccio a Noemi è: perché questo libro e cosa ti ha mosso appunto a fare questa tua piccola scoperta? Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, sono molto onorata di essere stata invitata a Velletri, è la prima volta che ci vengo. Sì, anch'io sono stata un'insegnante e a differenza che un insegnante di lettere, ho insegnato per tanti anni Divina Commedia, per 30 anni la Divina Commedia, e penso che chiunque abbia fatto la scuola superiore questi versi li abbia almeno una volta letti. Questi versi sono del canto decimo dell'Inferno e insieme al canto di Paolo e Francesca, questo che è il canto di Farinata e Cavalcante e il canto di Ulisse, credo siano i tre canti più famosi di tutta la Divina Commedia. È anche l'asse portante questo canto, non solo di questo libro, non solo della nota dantesca scritta da Antonio Gramsci in carcere, la chiama lui nota dantesca, ma è l'asse portante dell'intera Divina Commedia. E infatti la mia è stata una scoperta tardiva, cioè io non mi sono laureata nel 76, ma prima, un po' prima, e comunque nel 76 non leggevo Gramsci e nessun programma scolastico prevedeva che si studiasse Gramsci a scuola. Gramsci era un'icona di un martire, se volete, al più, tutt'al più. Si leggeva qualcosa di letteratura e vita nazionale, però
Per esempio, io non ho mai saputo che Gramsci fosse un filologo dantesco di formazione, un linguista e un filologo dantesco. Qualche anno fa io ho scritto un libro che si chiama L'ombra di Cavalcanti e Dante, in cui metto in campo tutto lo scontro che c'è stato, il dissenso alle origini della lingua italiana, proprio sulla lingua e sulla funzione della poesia. Erano il secolo, il 1200, e la fine del 1200 in cui nasce la lingua italiana. Dante viene comunemente chiamato il padre della lingua italiana, ma la lingua italiana era cominciata prima, molto prima, era iniziata in Sicilia con Federico II ed era cominciata per parlare d'amore, d'amore per le donne. Dante fa la conversione rispetto al suo maestro, che è l'ultimo testimone e anche il più geniale, diciamo, di questa poesia delle origini del 1200, che è tutta imperniata sul rapporto tra l'uomo e la donna. Guido Cavalcanti è il suo maestro. Dante fa un tradimento di questa militanza poetica comune, di questo sodalizio, erano anche molto amici, avevano pochi anni di differenza, e fa una conversione al cristianesimo e scrive la Divina Commedia. La Divina Commedia è la messa in crisi, in discussione completa, diciamo, è anche un tradimento, è la testimonianza di un grandissimo, se volete, dissidio umano, poetico, filosofico, letterario. Bene, io quando mi trovavo a spiegare la Divina Commedia ebbi la fortuna di capire che dietro quelle cantiche altrimenti difficili e molto difficili da spiegare ai ragazzi, che erano da far condividere, perché per l'inferno si può anche, i ragazzi ci stanno, ma il purgatorio e il paradiso, quelle tirate dottrinali, religiose, teologiche, un incubo. Vedo che qualcuno ride, ma io mi dovevo far seguire per 3 anni, perché voi sapete, è prescritta nei licei, un anno l'inferno, poi il purgatorio, poi il paradiso, quindi ritenuto un cardine insieme ai Promessi Sposi della formazione degli italiani, secondo un programma poi che fu scritto da Manzoni, sapete questo programma, certo, il programma dello Stato Unitario è stato scritto da Manzoni, quindi Divina Commedia per 3 anni, lettura integrale dei Promessi Sposi, tutti quanti per formare, diciamo, la classe dirigente, se vogliamo, no? Nei licei. Benissimo, ho la fortuna di trovare il bandolo della Matassa, grazie ad alcune letture che giovanissima, a 23enne, appena laureata, che nessuno mi aveva fatto fare. Il bandolo della Matassa è questo tradimento, la storia di questo rapporto, per cui Dante esilia, dopo averlo tradito su un piano poetico e filosofico, avere tradito la comune militanza, esilia Guido Cavalcanti da Firenze in qualità di priore per ragioni politiche. Lo esilia il 24 di giugno del 1300 e Guido Cavalcanti muore di malaria. Vengono confiscati tutti i beni dei Cavalcanti, erano anche una famiglia ricca, molto ricca. Muore di malaria 2 mesi dopo. Dopo essere rientrato a Firenze da una settimana, perché il bando è stato revocato dai nuovi priori, ma con una lettera contro la revoca del bando di Dante. Dante dice che non è d'accordo, che lui declina ogni responsabilità sulla revoca del bando. Guido muore ad agosto, alla fine di agosto. La piccola scoperta di Gramsci è questa, solo che io Gramsci non l'avevo letto, non avevo mai saputo che... Quindi brancolando comunque sono andata ad appurare in che cosa consisteva questo dissidio, ed era un dissidio gravissimo, la storia di una conversione è un dissidio gravissimo, che era stato seguito da questa tragedia. Da questa tragedia gravissima, perché quando Cavalcanti muore, Cavalcanti ha poco più di 40 anni, pensate, ha scritto 55-56 poesie bellissime, di cui una famosa, che è la più famosa canzone e anche la più difficile della letteratura italiana, che è Donna me prega, che è la sintesi, diciamo, di tutto quanto un secolo di poesia, non solo in Italia, voi sapete, anche coi Trovatori, era nata intorno alla poesia d'amore. Le lingue nuove nascevano in polemica col latino della Chiesa. Vabbè, la faccio breve, insomma. Io ho scritto questo libro che è il bilancio di 30 anni di insegnamento di Divina Commedia. L'ho scritto e pubblicato da poco. Mi cade l'occhio
su una fotografia in un articolo su Gramsci ed è la prima pagina dei Quaderni del carcere. È dell'8 febbraio 1929, pochi giorni prima della stipula dei patti lateranensi, Gramsci scrive il primo foglio manoscritto, sono centinaia, migliaia poi di fogli di quaderno, in cui vedo c'è un elenco degli argomenti, era stato condannato a 20 anni di carcere secondo le richieste del pubblico ministero che rispettava appunto la volontà di Mussolini, perché quel cervello, questa era la richiesta del pubblico ministero, appunto come ha detto Renato, quel cervello per 20 anni doveva cessare di funzionare, non doveva più funzionare, e a 20 anni fu condannato. È nel carcere di Turi, scrive questa prima, alla vigilia dei patti lateranensi, scrive questa prima pagina e sono 16 argomenti principali a 20 anni di lavoro di carcere. E lui si prefigge, lui che è stato il giornalista, l'attivista dei consigli di fabbrica, il fondatore insieme con Bordiga del Partito Comunista, il fondatore del giornale L'Unità, arrestato nel 26, si prefigge di trasformare, diciamo, la sua prassi, diciamo, in un fare nel carcere, che è studiare e scrivere. Ha un tavolino fatto costruire su Malfermo, fatto costruire a proprie spese, scrive con un ginocchio appoggiato su uno sgabello perché non respira bene, perché dall'età di 2 anni è malato di quella stessa malattia che fu quella di Leopardi, una tubercolosi ossea, si chiama morbo di Pott, che deforma la spina dorsale, quindi respira male, quindi si è testimoniato che scrive camminando spesso, fermandosi con un ginocchio, si appoggia e con la mano si appoggia sul tavolo con una mano e con l'altra scrive. E stila questi 16 argomenti bene. Io in questa fotografia di giornale vedo numero 5 con grafia chiarissima, Cavalcanti, 2 punti, sua posizione nella struttura e nell'arte della Divina Commedia. Gli argomenti sono storia degli intellettuali italiani, fordismo e americanismo e fordismo, cioè degli argomenti vastissimi e generalissimi, dopodiché c'è questa cosa specificissima. Ho fatto un salto, ho telefonato a un'amica, studiosa di storia, insegnante di storia, e ho fatto la mia domanda, non ne sapeva niente nemmeno lei. Dico, ma vai a vedere. Va a vedere e scopro nel giro di pochissimo tempo che ci sono più di 20 pagine dei quaderni a stampa. Sono la nota dantesca, quella che lui chiama in una lettera che scrive, ti manderò, scrive alla cognata che era il suo unico tramite col mondo esterno, in bella copia, eccetera, la mia nota dantesca, e vediamo che l'ha scritta questa scheda, questa specie di sintesi della sua nota dantesca, questo schema, lui lo chiama questo schema, un famigerato schema, perché tu lo mandi al mio professore, un dantista, un professore di filologia dantesca dell'università, che è lo stesso professore che ha insegnato anche a Togliatti e che è lo stesso professore che ha fatto incontrare un paio d'anni dopo anche Gramsci e Togliatti con Sraffa, che è poi di un triangolo triangolo epistolare, sarà il professore economista che insegna a Cambridge e che farà da tramite anche segreto, diciamo, perché non credo che Gramsci sia ben informato di questo fatto, trasmettendo notizie di Gramsci in carcere a Togliatti che sta a Mosca. Va bene, mi fermo qui, il giallo comincia qui. Gramsci comunica in questa lettera alla cognata: ho fatto una piccola scoperta che potrebbe mettere in crisi tutta quanta l'estetica, la critica letteraria di Benedetto Croce. Comincia da qui. Io mi sono naturalmente tuffata in questo studio, in questa lettura, che è stato l'inizio di 3 anni di studio veramente disperatissimo, perché la prima cosa era il rammarico di non avere mai scoperto la figura di Gramsci e quindi anche il rimprovero che mi facevo di essere stata un'insegnante anche inadeguata, anche superficiale, diciamo, ma in 30 anni ho raccolto tutta la letteratura su questo argomento e non ho mai scoperto che esistesse questo saggio di Gramsci
tra l'altro importantissimo, scritto nell'arco di due anni e mezzo, in carcere a più riprese, non ho mai scoperto. Poi, come mai nessuno ne avesse mai parlato, come mai io non l'avessi mai trovato, nemmeno citato in qualche altro studioso che scriveva saggi, ma possibile, dico, dell'importanza di un intellettuale come Gramsci, e il saggio lo leggo ed è importantissimo. Scopro addirittura che io mi sono attenuta a uno studioso Contini di area torinese, il quale ha praticamente copiato alla lettera una frase che io ho messo come intestazione del mio libro precedente, L'ombra di Cavalcanti e Dante, senza citare un saggio lunghissimo, poi ha fatto, senza assolutamente citare Gramsci. Un saggio del 1900, e qui arriviamo in area studioso, 1968. Quindi nel 68 Gianfranco Contini, grandissimo intellettuale, citava Gramsci, cioè copiava, rifaceva, rievocava, riscriveva Gramsci, ma non diceva che quello lì era Gramsci, scrivendo una cosa sulla Divina Commedia che è il contrario di quello che si dice di solito. Sul 200 e sul 300, sulla lingua italiana, che è il contrario di quello che si dice di solito. Mi fermo qui. Sotto, naturalmente, e qui è un modello grandissimo di critica letteraria, l'inchiesta è stata come mai non ne ha parlato nessuno, la letteratura su questa nota dantesca è scarsissima, se non quasi inesistente, e dove c'è mente, clamorosissimamente falsifica e mente e nasconde, quindi ho dovuto fare anche una specie di ricostruzione quasi da... un'inchiesta, diciamo, un'inchiesta noir, in alcuni punti noir, perché voi avete in mente la storia drammaticissima, che poi adesso possiamo anche raccontare, insomma, di Gramsci, che è stato tenuto in carcere per 20 anni, malato, ma non solo perché arrestato da Mussolini, ma anche perché in dissidio gravissimo, era segretario del Partito Comunista quando è stato arrestato, in dissidio gravissimo con quello che si svolgeva a Mosca con Stalin, e le cose erano già accadute nel 28, nel 26, ci sono le testimonianze, era in rottura completa lui con la svolta staliniana totalitaria, violenta, che poi porterà alle purghe. Quindi, come ormai è ampiamente accettato, molti tentativi ci potrà anche, abbiamo anche un giornalista qui che ha studiato questa cosa, qui presente, Carlo Patrignani, per uno dei tentativi di fuga, i tentativi di trattativa, diciamo, per far rilasciare Gramsci dal carcere sono stati sistematicamente fatti fallire da Mosca. Cioè, era un intellettuale scomodo. La cosa interessante è perché era scomodo Gramsci a tutti. Perché era scomodo a tutti? Perché è stato nascosto, per cui le sue opere, quando anche pubblicate molto tardivamente, con una strategia di lento rilascio dopo la sua morte da Togliatti, proprio di lento rilascio nel senso censurate, frammentate, dilazionate, tutto quanto secondo una strategia che era volta a utilizzare quel che poteva esserci di servibile di Gramsci, che è il più grande pensatore politico del Novecento, lo dico senza esitazioni. Aggiungo che Gramsci è, insieme a Machiavelli, lo scrittore italiano più tradotto e più studiato nel mondo. La cosa straordinaria è che il luogo dove si studia meno Gramsci è esattamente l'Italia. Ecco. Allora, la mia inchiesta ha dimostrato che molti studiosi, quindi noi dobbiamo essere molto, apprezzare molto Renato, che all'epoca lo studiava quando non era un argomento, e comunque lo studiava in un ambito, in un contesto in cui... Allora, 1976, l'edizione critica integrale dei quaderni, escluso i quaderni di traduzione, è uscita nel 75. Gramsci era morto nel 37. Prima, quelli che hanno studiato Gramsci hanno studiato il Gramsci secondo Togliatti. E lì c'è un dissidio che, per molte ragioni, può ricordare il dissidio tra Cavalcante e Dante. Tra Cavalcanti, perché Cavalcante è il padre, tra Guido Cavalcanti e Dante, per molte, molte, molte ragioni. Quindi è il canto degli eretici, Gramsci è un eretico, il punto dell'eresia non è solo un eretico rispetto al comunismo, all'ortodossia comunista che si è permesso e anche con grande genialità, diciamo, di
mettere in discussione, questa cosa è intollerabile, ma è un eretico radicale, è un eretico radicale perché Gramsci è irriducibile sul piano, diciamo, dello spiritualismo, della religione. E però non è un materialista come sono i comunisti, come era il comunismo, ma è difende, diciamo, un ideale di concezione della realtà umana profondamente umanistico e integrale. Per questo, in questo momento, diciamo, di crisi gravissima, e ho sentito anch'io il fatto di Cronaca Nera, l'ho sentito prima e ho trasalito, ho detto mamma mia, siamo appunto messi molto male, ma perché c'è un vuoto generale nella stampa. L'Unità sì, c'è ancora, ma non è più il giornale di Antonio Gramsci, scusate, il giornale è diventato un fogliaccio, ecco, cioè non è più, è veramente usurpare il nome un pochino di Gramsci. C'è ancora scritto il giornale fondato da Antonio Gramsci, ma veramente, cioè c'è un momento, e tutti ce ne stiamo rendendo conto, diciamo, di grandi difficoltà, di coesione sociale sempre più precaria, sempre più in disco. Allora, una concezione della realtà umana e della storia, una così ad ampio spettro, come io ho scoperto proprio a 360 gradi, guardate, è una lettura, io consiglio i quaderni, magari sono materia di studio, ma le lettere di Gramsci, ma non l'edizione di Spriano, quella che vinse 300.000... con 300.000 copie nel 47, pensate che voglia c'era di sapere di Gramsci. Hanno editato un'edizione fatta, curata da Spriano, ma ben sorvegliata da Togliatti, e quindi tutta censurata, è tutta tagliata. Vinse il premio Viareggio e in un anno vendette 300.000 copie. Adesso esiste un'edizione bellissima di 500 lettere, ci sono 500 lettere edite da Sellerio. È una delle letture più belle che si possano fare, veramente la consiglio caldamente, insomma, qualcuno che avesse, anche perché è una lettura che si presta, no? A essere letta un po' alla volta, un pezzettino alla volta, è una grandissima testimonianza di una realtà umana che è modernissima, dove c'è in questo momento speranza, diciamo, di cambiamento di qualcosa, lì nel mondo si studia Gramsci. Io ne ho avuto testimonianza perché io ho, come dire, contatti con dalle parti più disparate, dal Brasile, dall'Arabia, cioè voi non avete idea di dove i ragazzi che leggono Gramsci in giro del mondo, cioè sono, prima o poi la bibliografia ti rintraccia, ti vedono e quindi ti cercano, vanno a cercare quello che trovano su internet, eccetera. Io ho continui contatti per il tramite di Gramsci. Passo la parola, poi non vi voglio annoiare molto, e sentiamo lo studioso doc d'epoca. Grazie. Questo libro di Noemi è assolutamente da leggere, forse anche da comprare, tra l'altro è in vendita vicino per chi fosse interessato. È veramente un libro che dice qualcosa di nuovo su questo pensatore, sul più grande pensatore politico del Novecento. Forse anche un libero pensatore. Io a un certo punto, rileggendo le carte, rivedendo un pochino la sua storia, mi è venuta proprio una definizione un po' azzardata, ma Gramsci è un portatore sano di democrazia, in un momento in cui in Italia purtroppo la democrazia non c'è tantissima. Questo è il mio punto di vista. Allora, avventurarsi in questa impresa di far venire fuori, insomma, la verità su questo personaggio che per moltissimi anni è stato come minimo trascurato, ma spesso anche censurato da chi aveva preso il suo posto, forse in maniera anche non del tutto trasparente, cioè Togliatti. L'evento, il momento cruciale è proprio il 1929, l'anno in cui in Italia ci sono i fatti lateranensi, l'anno in cui c'è l'accordo tra la Chiesa e Mussolini, l'anno in cui lui inizia a scrivere appunto questi quaderni dal carcere, diciamo. E l'anno però in cui anche al 10° congresso del plenum del Partito Comunista a Mosca c'è la svolta, la famosa svolta. Praticamente Stalin si libera dei oppositori politici, tra questi ci sono molti conosciuti, insomma.
Bucarni, Trotsky e via di seguito, e con un'idea del fatto, con un proclama dicendo che l'Unione Sovietica c'era una, si stava preparando una guerra contro l'Unione Sovietica con l'alleanza addirittura dei partiti socialisti europei. Quindi praticamente si mette in diretto contrasto, contrapposizione i comunisti con i socialisti, tant'è che Gramsci, quando è in carcere, ed addirittura isolato, proprio perché lui era portatore di una linea politica diversa da quella di Stalin e diversa da quella di Togliatti, naturalmente. E attraverso questo è un momento cruciale, perché da quel momento in poi Gramsci, ma non solo Gramsci, tutti quelli che in qualche modo avevano lavorato con lui nella costruzione di quel periodo storico che si chiama ordinovista, cioè il periodo tra il 19 e il 22, nel quale era venuto fuori l'Ordine Nuovo, era venuto fuori il primo appunto giornale comunista del nostro paese. Allora, il pensatore sarto ha lasciato un segno, dicevo prima, nella cultura nazionale, ma non solo, anche in quella internazionale, lo ricordavano Amichetti, che Gramsci è tutt'oggi tradotto, il pensatore italiano, il pensatore italiano è tradotto all'estero. Insieme a Machiavelli, se non sbaglio. Dante no. Dante no. Dante i primi due. E infatti, voglio dire, Noemi, che è una studiosa di Dante, a questo punto annoverata anche tra gli studiosi di Gramsci. Accogliamo volentieri questo club privato, questo piccolo club. Gramsci ha coniugato cultura e politica, che non è assolutamente facile, soprattutto in quel periodo, siamo nel 1900, siamo in Italia che era praticamente posto in Italia ancora, non era ancora uno Stato nazionale, c'era una grossa divisione tra nord e sud, tra l'altro con dei temi cari a, a Gramsci, proprio il problema meridionale, tra i primi ad occuparsi letterariamente e politicamente di questo problema, anche con degli scritti che ha lasciato alle future generazioni. Forse questo è un punto dei liberi pensatori, coloro che non si legano direttamente a un'idea, ma spaziano nell'ambito di tutta la cultura in quel momento italiana, ma soprattutto europea. All'interno del giornale dell'Ordine Nuovo scriveva Gobetti, per esempio, che era tutt'altro che comunista, era considerato ed era un pensatore liberale, ma con il quale Gramsci tranquillamente divideva spazi del giornale, ma anche serate in trattorie. Parlavo appunto di Gobetti, Gobetti, pensatore liberale, che scrive sull'Ordine Nuovo, un giornale comunista. Oggi la cosa risulterebbe quasi scandalosa. A quel tempo proprio la capacità di Gramsci, che andava oltre l'idea politica, andava, spaziava in un mondo di un mondo culturale molto più aperto, riusciva ad avere buoni rapporti con il mondo socialista, con il mondo liberale e con i cosiddetti, diciamo, oppositori politici. Il pensatore sardo ha lasciato, dicevo, un grossissimo segno della cultura italiana, ed è un pensiero originale il suo. Gramsci è stato natore, dicevo, di un'idea di sinistra a tutto tondo che ha attraversato il Novecento. Oggi, di fronte ai nostri politici di ogni colore, la sua immagine giganteggia, scritto, per onestà, coerenza, analisi della società, coraggio e dignità. Prigioniero del fascismo, condannato a non pensare, dicevamo prima, in carcere pensa e riscrive la storia del nostro paese, da Dante a Machiavelli, da Marx a Croce. Noemi Gretti, scrittrice, saggista, storica della lingua e della letteratura italiana, con questo libro vuole rendere giustizia all'opera di Gramsci, vissuto e studiato quasi sempre più come politico che come studioso, mettendo in luce le qualità di linguista, di critico letterario, di traduttore. Delle numerose lettere pubblicate sul suo libro e commentate da lei, emerge un Gramsci inedito, la figura di un uomo innamorato di Giulia, profondamente interessato ai figli, alla vita, un ritratto umano che non c'era dato di conoscere nelle mie precedenti letture, nei miei precedenti studi su Gramsci. Però nell'ottobre del 26, Gramsci, segretario del Partito Comunista e deputato del Parlamento italiano, viene arrestato per attività cospirativa contro lo Stato. I tribunali speciali cominciavano a funzionare.
Questo partito costruito da Gramsci non sarà più lo stesso. La successiva direzione di Togliatti e la complicità con Stalin metteranno in ombra quell'idea di partito di intellettuali e di operai, portavoce e promotore di idee di uguaglianza e di libertà. Ve lo sto leggendo perché ho paura di dimenticare alcune cose, passaggi importanti, ma spero di non annoiarvi. Il prigioniero Gramsci reagisce, scrive e pensa, resiste e crea, lotta contro la solitudine e la malattia. Chiuso nel carcere di Turi, il suo inferno somiglia a quello degli eretici, Farinata e Cavalcante, appunto nel decimo canto. Noemi Ghetti coglie nella nota dantesca il dramma personale di un uomo privato della libertà, il dolore per l'abbandono da parte dei suoi compagni, un dramma che la censura fascista gli impedisce di manifestare e di comunicare attraverso le lettere. La decisione di Gramsci di approfondire questo canto potrebbe essere, come magistralmente evidenziato da Noemi, un tentativo di palesare invece il suo di dramma umano e politico e di farlo arrivare fuori dal carcere. Questa protesta, questo stato d'animo. Mentre il regime fascista reprime le ultime espressioni di libertà, mentre nell'Unione Sovietica Stalin si libera dei suoi oppositori, mentre Majakovskij si suicida, lui scrive i suoi quaderni, elabora e teorizza la sua idea di partito, il suo concetto di egemonia culturale come un qualcosa da sottrarre alle classi borghesi per trasformarla in prassi politica, un processo di cambiamento della società e di liberazione umana. Noemi Ghetti, appunto, nel suo lavoro di ricerca, fa questa scoperta, rintraccia ed evidenzia nei quaderni la traduzione della lettera al padre del 1837. Questo è un altro aspetto importante di questo personaggio politico chiuso in carcere che fa le sue ricerche. E questa traduzione diventa un dramma nel dramma per Gramsci, perché si potrebbe dire, perché il prigioniero si scontra con il fallimento del padre del materialismo storico, cioè colui che non aveva saputo cogliere la perla delle perle, cioè mettere insieme l'arte e la scienza della realtà umana. Un po' si potrebbe dire bisogni e esigenze. Pochi anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1937, il 27 aprile, praticamente nel pomeriggio del 27 aprile è presente Tania, la cognata. Nell'autunno di qualche anno dopo, nel 1943, i partigiani prenderanno le armi per ribellarsi e abbattere la dittatura, per costruire dalle ceneri del fascismo un nuovo paese. Una brigata partigiana attiva nell'Italia centrale fu intitolata proprio da Antonio Gramsci. Risuonava tra i ragazzi in armi il nome e l'immagine del grande pensatore, un esempio di resistenza umana e culturale irriducibile, una ricerca estrema di una libertà incondizionata, con la quale aveva saputo resistere e sconfiggere l'isolamento del carcere, e il suo pensiero è arrivato fino ai giorni nostri. Grazie. Rapporto con il marxismo, con la politica della sinistra, questo Gramsci che vuole rimanere nel carcere per coerenza, infatti si arrabbia anche in una lettera che scrive a Tatiana, perché non vuole rimanere nel carcere, lui fa di tutto per uscire, ma non vuole che chiedano grazia, la grazia, cioè non vuole dare che ci sia nessun segnale, e diffida anche la madre, dice tu ricordati, dice che io ci sono un prigioniero politico, dice, e io ho lottato per delle idee in cui credo profondamente, per le quali ho messo in conto fin dall'inizio che potevo anche perdere la vita, per cui dice io non accetto. Quindi quando la cognata Tatiana, che gli vuole molto bene, che lo segue, è la sorella di sua moglie che vive a Mosca con i due bambini, Tatiana, erano tre sorelle russe, tutte e tre diversamente, voglio dire, innamorate di Gramsci, secondo me, di una nobile famiglia russa che era stata in esilio anche molto vicina a Lenin, molto vicina, lì ci sono delle cose da capire molto bene. Secondo me non è nemmeno casuale che Gramsci sia stato, quando una volta arrivato a Mosca, mandato nel sanatorio dove c'era
una ricoverata delle tre sorelle russe che parlavano in italiano e che avevano studiato, dopo essere state a Ginevra insieme con Lenin, la famiglia Schucht, erano venute perché il padre era illuminatissimo, aveva quattro figlie femmine, questo anarchico, progressista, rivoluzionario che era questo Apollon Schucht, si era trasferito a Roma per far studiare le figlie. Siamo nel 1908 quando si trasferiscono. Gramsci non le conosce, Lenin conosce quando arriva a Mosca nel 22. Le ragazze hanno tutte e tre studiato. Allora, una si è diplomata in belle arti, Eugenia. La moglie si è diplomata in violino a Santa Cecilia. Sentite che razza di contesto è questo. E la terza, Tatiana, quella che seguirà Gramsci come un'ombra in tutta la carcerazione, con tantissimo amore, affetto, spirito assistenziale, ma tale da farlo addirittura indignare in alcuni momenti. Lui non sopporta l'aria di essere compianto e non sopporta che lei prenda iniziative che potrebbero in qualche modo far comparire come una sua resa, un suo piegarsi al fascismo. Ecco, quindi lì si inalbera, guarda che non ti voglio neanche più vedere, non voglio più accettare lettere da te, cioè è durissimo, cioè questa coerenza insieme a una... un umanesimo grandissimo. Quindi questa è una cosa. Un'altra cosa che volevo dire a proposito delle traduzioni del carcere, che sono interessantissime, tanto per farvi un esempio del lento rilascio, della strategia di lento rilascio cominciata nel 47 con le lettere da Togliatti. Le traduzioni del carcere sono state escluse dall'edizione del 75, quindi anche quando Vittorio avesse voluto avere in mano le traduzioni delle traduzioni non le avrebbe potute leggere, quando anche, perché sono state pubblicate solo nel 2007. Cosa ha scritto il signore che ha fatto l'edizione? Ha scritto che le escludeva perché erano meri esercizi distensivi, cioè così, per passare il tempo, per sgranchire la mente. Gramsci traduceva, sì è vero, traduceva anche le novelle di Grimm per i bambini sardi o per i suoi figli a Mosca, cambiando, togliendo le cose religiose, cambiando gli animali in animali sardi, eccetera. Però la cosa incredibile è che traduceva gli scritti giovanili di Marx, e sono quelli che erano usciti dopo la morte di Marx, i manoscritti giovanili, e sono quelli che naturalmente non erano... testimoniavano, era una ricerca proprio teorica che lui faceva attraverso queste traduzioni, perché andava alla ricerca del punto in cui il pensiero di Marx si era irrigidito nella scissione tra struttura economica e sovrastruttura, che è tutto quello che è manifestazione culturale. Siamo quindi nel cosiddetto diamato, materialismo dialettico, materialismo storico, diciamo, si era irrigidita, perdendo con perdita gravissima di tutte le istanze in qualche modo umanistiche che c'erano nel giovane Marx. Infatti sì, la speranza di coniugare, diceva prima Renato, l'arte e la scienza, diciamo, era stata perduta a 19 anni addirittura. Pensate, Marx aveva una lettera, l'ultimo che traduce di questa antologia che lui ha in mano di scritti tedesca, l'ultima cosa che traduce è questa lettera di Marx 19enne, nel quale Marx dichiara al padre che ha deciso di abbandonare tutte, avendo, come dire, prima aveva cercato di trovare la realtà umana che è spirituale ma che però ha i contorni altrettanto definiti e chiari della realtà materiale, quella perla delle perle, diciamo, che è la mente umana ma che chiaramente non è l'anima religiosa, l'anima divina, capite? Perché dai contorni altrettanto, cioè, avendo fallito questa ricerca, Marx, come tutti ben sanno, aveva dato per chiusa già da Feuerbach lo studio dell'alienazione religiosa, liquidata, e dopodiché aveva collocato l'alienazione nella realtà materiale, nel denaro e nel lavoro, e così la religione si era infilata lì. Tant'è vero che Gramsci, per esempio, genialmente dice: parlare di materia se si parla di realtà umana è altrettanto fare metafisica come parlare di spirito, perché la materia umana da sola non esiste, perché finché c'è uomo c'è anche pensiero, e quando non c'è più uomo, corpo vivente, non c'è più neanche pensiero. Cioè è di una coerenza di pensiero, lui non ha un pensiero nuovo, però vede, come dire, tutti i limiti, è il punto più avanzato, se voi volete, diciamo, di critica anche al pensiero occidentale, con una,
un'istanza che lui ha grandissima proprio per la sua personalità, che è di recuperare anche quanto dal materialismo storico è stato proprio messo al bando e fatto fuori. Se qualcuno ha esperienza di quelli un pochino più grandi, anche di militanza marxista, si ricorderà che il pubblico era pubblico, il politico è politico, il privato è privato e non c'entra per niente, cioè non andavano mischiati. Ve lo ricordate? Era rigorosissima questa cosa. Dopodiché ci sono questioni che sono, poi tutto quello che non è razionale, non è riducibile al materialismo e alla materia, alla pura materia, e che è cosiddetto irrazionale, viene bandito. Tant'è vero che gli artisti sì, ci sono stati all'inizio della rivoluzione del 17, ma in 2 anni è stato liquidato tutto. Tant'è vero che le donne sì, e a molta fatica sono riuscite a strappare con Lontai. Adesso c'è questo romanzo che direi anche di leggere, insomma, questo Inessa e Lenin, di questo amore non si deve sapere. Io vi consiglio di leggerlo perché è anche una bella lettura, è anche ben fatto. Cioè, perché c'è tutto dimostrato proprio come sia stata durissima per le donne, anche rivoluzionarie, le grandi, la Luxemburg, la Kollontai, questa Inessa che fu l'amante di Lenin. Come i bambini fossero considerati, anche lì ci fosse una visione della realtà infantile che era poverissima, che andava a sacrificare qualsiasi istanza, diciamo, di fantasia dei bambini, ma a farne dei soldatini. Quindi Gramsci da questo punto di vista è straordinarissimo. Lui ha 2 bambini in Russia, uno lo conosce, il secondo è nato, lui è stato arrestato nel 26, e dobbiamo ricordare che quando è stato arrestato, per i racconti sarebbero tanti, scusate se mi disperdo, ma insomma le circostanze dell'arresto forse sarà utile ricordarle, perché nel 26, quando lui fu arrestato, in realtà fermato e mandato al confino a Ustica in un primo momento, aveva scritto pochi giorni prima una lettera in quanto segretario del Partito Comunista, perché gli altri erano tutti fuoriusciti, era rimasto lui, e lui era il segretario del Partito Comunista, si erano messi tutti in salvo gli altri, no? Benissimo. Allora, lui aveva scritto una lettera al Comintern, nella quale deprecava quella che poi diventerà assassina nel 29, diciamo, il sistema, il metodo usato da Stalin per stroncare il dissenso interno, con Trotsky, con Kamenev, con Zinoviev. Dice, io non sono d'accordo, era già l'inizio, diciamo, di quelle che poi appunto saranno le purghe, insomma, no? Questo modo, dice, ci deve essere una dialettica interna, perché se non c'è una dialettica, dice, è un sistema autoritario e totalitario. Voi capite che questa cosa, allora, cosa aveva fatto Togliatti ricevuta questa lettera a Mosca? L'aveva intercettata e non l'aveva consegnata. E scrive a Gramsci, guarda, non ho ritenuto di passarla questa lettera inopportuna, e Gramsci risponde durissimo, questa tua lettera mi fa un'impressione penosissima. Quindi, pochi giorni dopo c'è l'attentato a Mussolini, dopo 6 giorni Gramsci è abbandonato da tutti, perché sono tutti fuoriusciti all'estero, lui è segretario del partito, dorme in una camera in affitto a Roma, che tutti sanno qual è, tra l'altro pare addirittura di una famiglia tedesca che era mescolata col regime, quindi sapevano tutto, insomma, sapevano tutto tutti. Lo mandano a Milano e poi gli dicono di tornare indietro, viene arrestato di notte a casa sua, cioè, vabbè, qualche sospetto, diciamo, quantomeno su un abbandono da parte dei compagni, del segretario del partito, direi che c'è, anche perché ci sono queste ragioni di dissenso. Veniamo al secondo punto. Io sostengo proprio a spada tratta una cosa che a questo punto nemmeno la Fondazione Gramsci hanno più, che è tenuta dai nipotini di Togliatti, diciamo, dai nipotini di Togliatti, i custodi, capite, degli scritti sono i depositari, nemmeno li osano più sostenere, voglio dire, che sia falsa, voglio dire. Togliatti nel 28, cioè Gramsci riceve alla vigilia del processone, perché dopo viene arrestato, mandato d'arresto, portato a San Vittore, dopodiché nel 28, dopo 2 anni, a 2 anni un po' meno dall'arresto, c'è questo processone a tutti i dirigenti comunisti che sono riusciti a prendere, c'è anche Terracini tra... Ecco. Lui poco prima, un paio di mesi prima, riceve una lettera, sentite che roba, scritta da un amico di Togliatti e un altro militante comunista che però sta in Svizzera, che si chiama Grieco, Ruggero Grieco. Benissimo, questa lettera è andata a Mosca e poi con un bel timbro di Mosca è arrivata in carcere a Gramsci.
quello che allestiva la causa gli dice, il giudice dice, guardi, lei evidentemente ha dei compagni ai quali preme, che lei non preme molto che lei rimanga libero. È stato il principale cosa, perché in questa lettera c'erano tutti gli elementi per dimostrare che lui era il capo del Partito Comunista, mentre invece la linea difensiva di tutti era quella di dire sì, siamo stati comunisti, se questo è un peccato ditemi che non si può, però io tutti dovevano negare di avere ruoli di dirigenza. Gramsci è stato quello che ha preso la condanna più pesante, ma di gran lunga la più pesante, ed è tra tutti, voglio dire, l'unico che non è stato violento, ecco, quindi che non ha commesso una sola violenza nella sua vita, perché il curriculum di Togliatti da questo punto di vista è molto pesante, anche quando è stato nella guerra di Spagna, insomma, molto, nel 36, un anno prima che morisse, o l'appello ai fratelli in camicia nera fatto nel 36, insomma, nel 36, anche in nome di Gramsci che stava in carcere, no, però a quel punto era la crisi sana. Quindi le cose, diciamo, la cosa più interessante, se volete, quella che mi ha dato la certezza, ma più vado avanti con i miei studi, perché è una cosa che non finisce qui, non finirà qui questa cosa, più vado avanti con i miei studi, l'unica testimonianza che esiste di una connessione tra Togliatti e Gramsci durante la carcerazione sono due lettere di Sraffa che è stato a Mosca, che scrive continuamente da Cambridge, l'economista italiano, diciamo, a Togliatti, e che è informato da Tatiana, dalle lettere di Tatiana, di che cosa sta pensando Gramsci in carcere. Benissimo, Togliatti risponde, avendo avuto notizia di questa nota dantesca, guardate caso che di tutto il resto non c'è nemmeno una testimonianza, ma su questo ci sono due lettere che lei riceve da Sraffa e trascrive, eccetera eccetera. Il tuo amico piemontese racconta di Annino, che è Gramsci Antonio, di Annino, che l'amico piemontese si è ricordato che sì, è vero, nel 18 lui aveva già scritto una cosa, sì, su per giù quello che sta dicendo adesso sono le stesse cose che diceva nel 18, falsissimo, perché dentro c'è una miniera di cose, cioè proprio, anzi non si ricorda bene se l'ha scritto lui, l'ha scritto Gobetti, cioè capito, c'è proprio il polverone, la cosa di fargli anche pensare che la mente gira a vuoto, capito, nel carcere, che sta impazzendo, perché voi capite che la lotta è terribile dentro, con questi giorni tutti uguali che passano, ci sono delle lettere bellissime, c'è una famosa canzone, se qualche ragazzo la conosce, La Rosa di Turi, che racconta di questa pianticella che si era fatto portare, che si era seccata, che poi era rifiorita, eccetera, eccetera, per mesi e mesi racconta la storia e diventa un emblema, dice, sai, dice, da quando non c'ho più lo spazio, per me l'unica dimensione è il tempo, e questo fiore, con le sue vicissitudini, mi parla del tempo, è un'immagine bellissima. Il rapporto con le donne, come raccontava, è veramente una gran parte, diciamo, del mio libro, a partire dalla nota dantesca che ci ha letto così bene, non la nota dantesca, quei versi del decimo canto che ci ha letto così bene Ilaria. Voi lo ricordate, vero? È il momento in cui Cavalcante scivola lungo il corpo di Farinata, che era il grande capo ghibellino, no? Tutto politica e completamente indifferente agli affetti, scivola all'ombra di Cavalcante, stanno nella stessa tomba scoperchiata, e Cavalcante che cosa chiede? Dice, ma se tu vieni nell'inferno per altezza di ingegno, Guido perché non è qui con te. E Dante, che ha un piccolo segreto, che è quello di averlo esiliato e di averlo anche fatto fuori. E questa è la piccola scoperta che fa Gramsci, perché Gramsci dice, mi domando come mai nessuno si sia mai chiesto quando è morto Guido Cavalcanti. Dice, è stato appurato da Isidoro del Lungo, uno studioso di Dante, alla fine dell'Ottocento, il primo che stabilisce la data, però è curioso, dice, non lo mette in contatto con questo canto. Perché se voi leggete con attenzione, dice, tutti quegli elementi che ci sono, la risposta vaga, no, che fa Dante, forse cui io vado ebbe a disdegno, sembra uno scioglilingua, no? Ritarda a rispondergli, e l'altro davanti a questo ebbe dice, ma come, non è ancora viva, lui tarda a rispondere, supin ricadde più, e l'altro, voi capite che allora non è io non dico che Gramsci ha scritto intenzionalmente questa nota per dimostrare cosa stava succedendo in carcere. Gramsci non è un intellettuale che fa le cose in questo modo.
Gramsci fa un saggio di critica dantesca che deve far saltare per aria il papa laico, che è tutto il metodo critico di, che lui dice che è un papa laico, il leader della, del revisionismo, Benedetto Croce. Gramsci vuole parlare di previsione. La previsione è una cosa che non solo nel mondo cristiano è vietatissima, perché c'è la provvidenza divina e chi pretende di, infatti gli indovini sono sempre stati buttati a morte, no? Chi pretende di studiare il presente per prevedere il futuro naturalmente potrebbe anche mutarlo. Scusate, se io studio per non ripetere gli errori, ci sta anche che l'anno prossimo non li ripeto. Capite che questo confligge con il discorso della cattolica disciplina, come la chiama lui, ma di previsione, la previsione dà fastidio anche ai comunisti. E perché dà fastidio a Marx? Perché la struttura sarebbe la realtà materiale, quella economica, avrebbe delle leggi, e questo è un pensiero che hanno anche i capitalisti, delle leggi, anche la banda, sì, la banca mondiale, delle leggi autonome, come non so, quelle dell'avvicendarsi delle stagioni o delle leggi che non si... quando è falsissimo. Infatti Gramsci discute sul termine struttura, dice non esiste. L'economia è l'uomo che stabilisce, le scelte economiche le fa l'uomo, non è che va avanti da sola e poi basta, no? La proprietà dei mezzi di produzione, non è questo il punto. Il punto è che non è che l'economia ha delle regole autonome. L'economia abbiamo delle scelte, quindi mettendo le mani su questo argomento, e quindi è eretico anche da un punto di lui è un pensatore eretico, perché mette le mani su un'interpretazione dogmatica di Marx. È eretico da tutti i punti di vista, capite? È eretico per un filosofo di fatto cristiano, perché non possiamo dirci cristiani, no? Dice Croce. È eretico da questo punto di vista, quindi è eretico con la destra, è eretico con la sinistra perché mette le mani sul dogmatismo, è eretico perché in pieno stalinismo dirompente lui sta meditando in carcere nel 30, quando poi sarà isolato, diciamo, una costituente democratica delle forze laiche antifasciste. Dice non è momento di rivoluzione questo, è un momento di mettere insieme tutte le forze laiche, guardate la modernità di questi pensieri. E su questo viene deferito, voglio dire, e a Mosca arriva notizia che Antonio è in carcere, è contrario, sta facendo addirittura lezioni in carcere al collettivo. Tentano anche di ammazzarlo, questa è la testimonianza di Pertini che era in carcere con una palla di neve che dentro nasconde un sasso in cortile, per cui Gramsci poi non uscirà più. Quindi la nota dantesca in realtà è celata, quindi lì mi sono dovuta anche pacificare e dire vabbè, non l'hai trovata perché non la volevano far vedere. Non era pubblicata, e anche quando è stata pubblicata nel 75 nessuno ne ha parlato. Capite? Il centro, poi, l'ultima cosa, poi mi fermo qui perché ci sono tante altre cose da dire. La cosa interessante di Gramsci è che questa parola egemonia che lui usa, che fa tanta paura, perché egemonia svuotata di umanità sembra un'ideologia del dominio, un'ideologia della potenza, del potere, del dominio. Fa tutta un'altra cosa, ha tutto un altro significato, tutta un'altra accezione Gramsci. Se voi togliete il contenuto umano, diciamo, di questo pensiero che lui va elaborando, e lo elabora con una scalarità impressionante, parte dalla questione della lingua, per cui smonta che la lingua italiana sia, smonta tutta la cosa che il padre della lingua italiana sia Dante, è contrario, dice la lingua italiana, il periodo d'oro è stato il 1200, eccetera, poi è cominciata la reazione. Benissimo, la questione della lingua che si ripropone fino a Manzoni sciacqua i panni in Arno, ancora dobbiamo usare la lingua di Dante, no? Poi c'è la storia degli intellettuali italiani, gli intellettuali sono sempre stati dalla parte del potere. Poi, allora, su questo, voi capite, una dopo l'altra, la questione meridionale, cioè una dopo l'altra si inanellano fino a formulare questa teoria, lui la chiama filosofia della praxis. Cos'è la filosofia della praxis? La filosofia della praxis è in qualche modo questa teoria dell'egemonia, che è una lotta culturale prima di tutto. Se non c'è una cultura nuova, ecco qui noi assistiamo alla sinistra che tutti i giorni si divide, si seziona, si frammenta, si fa più piccola, un partitino, 4%, eccetera. Sempre. Ma voi avete visto che ci siano delle idee nuove?
che ci sia. Questo è il punto, capite? Un'idea nuova di realtà umana, un'idea. E Gramsci invece le propone queste cose, le studia, non si arrende, diciamo, al già dato, a un'idea religiosa scissa di realtà umana tra spirito, anima e corpo. Non si arrende. Non butta addosso ai bambini ideologia, ai propri figli, e ostinatamente continua a tentare di scrivere, di entrare nella psicologia di uno, di quell'altro. Il secondo, Giuliano, è nato nel 26, quando lui era arrestato, non l'ha mai visto, nemmeno. Il primo, Delio, lo ha visto tre volte, ma il secondo non l'ha nemmeno mai visto, non si arrende mai fino alla fine. Scrive favole per i bambini, scrive lettere, insiste perché rispondano. Si interessa delle sorti della figlia di Gennaro, fratello anarchico, figlia naturale che era in casa, per essere assicurarsi che studi, che sia fatta studiare, che faccia studi che le possono consentire di fare anche a Ghilarza in Sardegna le superiori. Quindi un pensiero modernissimo anche sulle donne, diciamo. Delle donne una cosa io ho chiarissima, forse Renato può dirci qualcosa, o anche Ilaria, insomma. Le donne, io ho una cosa chiarissima, che io non vedo mai, o molto raramente, nei pensatori, ma forse spesso anche negli uomini che ci circondano, ed è che la cosa che sta a cuore moltissimo a Gramsci è che le donne abbiano un'identità riconosciuta, umana, intera, paritaria, uguale, e anche una formazione culturale. Dice, è importante, della nipotina, dice, vale il doppio che per un uomo, per la vita delle donne. E infatti lui si era scelto delle donne anche identitose, come avete visto. Insomma, si era circondato anche da donne, ma anche in famiglia era così. Studiava anche in Sardegna, era la sorella, aveva studiato, era diventata direttrice dell'ufficio postale di Ghilarza, per esempio. Cioè, siamo i primi del Novecento, pensate. Quindi tutte queste cose che hanno a che vedere con una visione più privata, più irrazionale, l'arte, la sensibilità, era un critico teatrale, ha introdotto Pirandello in Italia, lui è stato l'iniziatore ha introdotto Pirandello nel teatro, anche questo è un critico teatrale. Quindi la domanda è, perché non le sappiamo queste cose, perché nessuna scuola ce l'ha mai insegnate? Io per prima, che sono un'insegnante, io perché non le ho mai insegnate? Capite? Perché non gliele fai leggere queste cose? Poi i ragazzi scelgono quello che vogliono, non si tratta di indottrinare nessuno. Però è un esempio, sì, di libertà questo, perché c'è una concezione più globale della realtà umana. Non ci sei lo strisciante pensiero che le donne sono inferiori degli uomini, e questo ce l'hanno anche in casa comunista, ma insomma io cedo. Accendi il microfono e difenditi. Grazie, volevo ringraziare soprattutto Ilaria Usai, assessore alla cultura del Comune di Velletro, che ci ha permesso di fare questa iniziativa, di parlare di un personaggio importantissimo della cultura italiana e di ritrovarci insieme, forse, per riscoprire un Antonio Gramsci che era stato un po' dimenticato. Nel 1953 muore Stalin, nel 1956 Khrushchev inizia una destalinizzazione, e quindi vengono fuori i crimini, le purghe, il dittatore, il personaggio che aveva condizionato negativamente lo svolgimento della rivoluzione russa. Nel 1964 muore Togliatti, e però in Italia non c'è stata la detogliazzizzazione, scusate i termini. Nemmeno dopo la sua morte è stato messo in discussione il fatto che Togliatti aveva favorito, era alleato, aveva permesso, aveva a fianco di Togliatti, a fianco di Stalin, aveva praticamente supinamente accettato quel tipo di politica oppressiva. Questo potrebbe essere un capitolo nuovo da affrontare nella cultura politica italiana, questo fatto. Anzi, invito la professoressa Noemi a scrivere un libro su questo aspetto di Togliatti, che purtroppo non è stato... Togliatti? Figurati. Non è stato... Mi piace studiare roba pulita. Abbastanza approfondito, perché ancora per molti a sinistra Togliatti rappresenta un esempio.
in qualche modo, qualcosa, non più, meno male. Oh, mi chiedono in quanto uomo di parlare di Gramsci e di donne, e io lo faccio molto volentieri, e vi racconto subito che la stessa Noemi Chetti nel suo libro c'è un paragrafo intitolato Amore e rivoluzione, perché Gramsci all'inizio aveva, come dire, fatto praticantato di giornalismo e faceva le recensioni teatrali. C'era a Torino, sì, sull'Avanti, c'era a Torino un bel teatro, c'è ancora, credo che si chiama Garignano, dove appunto furono rappresentate le opere di Pirandello, ma fu pure rappresentata una sera un'opera importantissima di Ibsen intitolata Casa di Bambola. In quell'occasione, Gramsci nella recensione denuncia la condizione delle donne nel nostro paese, la concezione nella società borghese nella quale le donne erano relegate, e afferma appunto che la loro liberazione si lega alla realizzazione di identità, cosa che è stata ricordata poco fa dalla professoressa Manti. Ma le cronache raccontano pure che Pia Carena fu il suo primo amore. Si erano conosciuti al giornale Il Grido del Popolo. La ragazza aveva 24 anni, aveva riccioli biondi, occhi chiari e tratti fini. Valida traduttrice di francese, si occupava di amministrazione del giornale. I due si frequentavano, lui l'ammira molto, ma nel 1922 tutto quanto finisce perché Nino parte per Mosca. A Mosca Gramsci conosce prima Eugenia e subito dopo la sorella. Con Giulia fu amore a prima vista e grande passione che gli farà ricordare qualche anno dopo, scrisse, quante volte mi sono domandato, e scriverà appunto da Vienna il 6 marzo del 24, se legarsi a una massa era possibile quando non si era mai voluto bene a nessuno. Purtroppo la successiva malattia, la lontananza e il carcere inciteranno negativamente nello sviluppo della storia. Nelle lettere dal carcere traspare il rapporto affettuoso con un'altra donna, Tania, sorella di Giulia. Era un affetto assoluto, con assoluto rispetto e riconoscenza per tutto quello che lei nel corso del tempo riusciva a fare per alleviare le sofferenze in carcere del cognato. I sentimenti che prevalgono sono quelli fraterni e di solidarietà nei confronti di Tania. Insomma, Gramsci ama le donne. Nel 1922 promuove la prima conferenza delle donne comuniste. Nella redazione dei giornali da lui diretti, le donne ebbero un peso specifico di primo piano. Ricordavo Pia Carena, traduttrice e amministratrice, Rita Montagnana, giornalista, fu tra l'altro futura moglie di Togliatti, Camilla Ravera, giornalista, politico e partigiana, alla quale Gramsci affidò prima la Tribuna delle Donne e successivamente la creazione di un quindicinale per le donne, intitolato La Compagna. Se questo vi pare poco, lascio a voi il commento. Grazie. Grazie. Sì, Gramsci, questa cosa colpisce tanto, quanto lui avesse interesse nella realizzazione al punto, per esempio, di chiedere un atto unilaterale, no? Di separazione da Julca, una decisione unilaterale perché questa si realizzasse la propria identità, visto che lui era in carcere, non una separazione chiedeva proprio. Quindi a volte appunto questo è un vero gesto d'affetto, cioè volere che l'altra persona si realizza e lasciarla andare e volere il meglio per se stessa. Quindi questo è fondamentale, ed è fondamentale anche, tu hai letto questa cosa dove si diceva che appunto è necessario, cioè com'è possibile, si chiedeva Gramsci, essere rivoluzionari e volere bene agli uomini e quindi proporre qualcosa di nuovo e diverso se non si era mai voluto bene a nessuno, neppure ai propri parenti, diceva. E dice, ho pensato molto a tutto ciò e ci ho ripensato in questi giorni perché ho molto pensato a te, che sei entrato nella mia vita e mi hai dato l'amore e mi hai dato ciò che mi era sempre mancato e mi faceva spesso cattivo e torbido. Quindi anche questa cosa, cioè avere l'amore, provare qualcosa e sentirlo da qualcun altro, un rapporto vero, aiuta, diciamo, e fa realizzare anche dal punto di vista politico e di ricercatore.
Io volevo leggere una cosa e poi aspettare magari degli interventi, fra i quali anche appunto il giornalista Carlo Patrignani e tutti voi che volete chiedere qualcosa all'autrice e, o dire il vostro punto di vista su questo bellissimo libro. E, provo a dirla così, se ce la faccio mi sa che è meglio. Questa è una lettera che Gramsci manda, manda a Julka a seguito di un suo ricovero per aver avuto una forte depressione, dice, di essere stata male, quindi di lei, Julka, il ricovero di lei, sì. Quindi, è stata ricoverata in clinica per malattie mentali più di una volta, cosiddetti esaurimenti nervosi, poi messa, addirittura si facevano la psicanalisi a Mosca, la psicanalisi Gramsci non si fida per niente, però non osa interloquire. Non osa interloquire molto, ma addirittura ha fatto la cura psicanalitica freudiana, che Gramsci segue con una certa trepidazione. Quindi lei, perché era ossessionata, chiaramente era sorvegliata in maniera asfissiante dai servizi segreti. Voi pensate che razza di sorveglianza aveva lei? E aveva i due bambini, e Gramsci l'apprensione che aveva di questi due bambini in mano a una mamma che si accorgeva dalle lettere che arrivavano, che non arrivavano, dai vuoti eccetera che c'erano, si accorgeva di questi due bambini che erano in mani così precarie. Le sorelle, le due sorelle, anche Eugenia era la segretaria della Krupskaya, va ricordato, era la segretaria della moglie di Lenin. Quindi sotto c'è un... non sono molto casuali queste cose. Prima, quindi, quando la lettera che vuoi leggere, qual è quella prima del ricovero? Va bene, no. Lei a un certo punto rifiuta i medici perché non le danno nessun sollievo, e lui allora le ricorda un'antica favola che le aveva già raccontato quando erano innamorati e stavano insieme e si vedevano, e gli scrive questa favola. Un uomo aveva fortemente vissuto una sera. Forse aveva bevuto troppo. Forse la vista continua di belle donne lo aveva un po' allucinato. Uscito dal ritrovo, dopo aver camminato un po' a zig e zag per la strada, cadde in un fosso. Era molto buio. Il corpo gli si incastrò fra rupi e cespugli. Era un po' spaventato e non si mosse per timore di precipitare ancora più in fondo. I cespugli si ricomposero su di lui, i lumacori gli strisciarono addosso inargentandolo. Forse un rospo gli si posò sul cuore per sentirne il palpito, e in realtà perché lo considerava ancora vivo. Passarono le ore, si avvicinò il mattino e i primi bagliori dell'alba, incominciò a passar gente. L'uomo si mise a gridare aiuto. Si avvicinò un signore occhialuto. Era uno scienziato che ritornava a casa dopo aver lavorato nel suo gabinetto sperimentale. «Che c'è?» domandò. «Vorrei uscire dal fosso», rispose l'uomo. «Aha, vorresti uscire dal fosso? E che ne sai tu della volontà, del libero arbitrio, del servo arbitrio? Vorresti, sempre così l'ignoranza. Tu sai una cosa sola, che stavi in piedi per le leggi della statica e sei caduto per le leggi della cinematica. Che ignoranza, che ignoranza!» E si allontanò scrollando la testa tutto sdegnato. Si sentì altri passi, nuove invocazioni dell'uomo. Si avvicinò a un contadino che portava al guinzaglio un maiale da vendere e fumava la pipa. «Ah, sei caduto nel fosso, eh? Ti sei ubriacato, ti sei divertito e sei caduto nel fosso. E perché non sei andata a dormire come ho fatto io?» E si allontanò col passo ritmato dal grugnito del maiale. E poi passò un artista che gemette perché l'uomo voleva uscire dal fosso. Era così bello, tutto argentato da lumaconi, con un nimbo di ebbe e fiori selvatici sotto il capo. Era così patetico. E passò un ministro di Dio, che si mise a imprecare contro la depravazione della città, che si divertiva o dormiva, mentre un fratello era caduto nel fosso.
si esaltò e corse via per fare una terribile predica alla prossima messa. Così l'uomo rimaneva nel fosso, finché non si guardò intorno, vide con esattezza dove era caduto, si divincolò, si inarcò, fece leva con le braccia e le gambe e si rizzò in piedi e uscì dal fosso con le sue sole forze. Non so se ti ho dato il gusto della novella e se essa sia molto appropriata, ma almeno in parte credo di sì. Tu stessa mi scrivi che non dai ragione a nessuno dei medici che hai consultato recentemente e che se finora lasciavi decidere agli altri, ora vuoi essere più forte. Non credo ci sia neanche un po' di disperazione in questi pensieri, in questi sentimenti. Credo che siano molto assennati. Occorre bruciare tutto il passato e ricostruire tutta una vita nuova. Non bisogna lasciarci schiacciare dalla vita vissuta finora, o almeno bisogna conservarne solo ciò che fu costruttivo e anche bello. Bisogna uscire dal fosso e buttar via il rospo dal cuore. Cara Julka, ti abbraccio teneramente. Allora, se non lo so, qualcuno vuole intervenire, Carlo, magari se vuoi. Carlo, gli chiederei di questa storia del tentativo di liberare Gramsci da parte di Riccardo Lombardi in quegli anni. Innanzitutto, buonasera e complimenti per questa iniziativa al vostro assessore alla cultura che ci ha avuto questa ottima idea di invitare qui Noemi Ghetti con la sua opera straordinaria che è questo libro su Gramsci. E, una cosa insomma, che mi lega molto al libro e alla sua autrice è che negli anni che hanno preceduto la pubblicazione spesso si parlava delle scoperte, delle cose nuove che venivano fuori e effettivamente anche a me ha preso voglia di andare a scoprire questo grande personaggio che è appunto Gramsci, e sapendo bene che ero una miniera d'oro, che mi portava a dire continuamente a Noemi: vedrai che ti stancherai di fare le presentazioni. E così infatti è quello che sta succedendo da qualche tempo in qua. Perché questo? Perché io avevo avuto negli anni 70 una prima conoscenza indiretta, ovviamente, su Gramsci da parte di un personaggio che a me molto, molto caro, che era Riccardo Lombardi, col quale ho intrattenuto 7, 8, 10 anni insomma, di conoscenza anche diretta. E quindi spesso e volentieri con lui mi soffermavo a parlare di politica, ma non solo di politica, anche di cultura in generale. E lui spesso e volentieri mi parlava della genialità, della grandezza di Gramsci, e mi regalò un libricino che non si è più trovato poi in giro, che era una mini intervista che lui aveva concesso a uno storico socialista scomparso nel 1948-49. E in questa intervista, in cui lui racconta la sua giovinezza la lotta antifascista fino appunto ad arrivare all'Assemblea Costituente, quindi alla Repubblica, racconta appunto che quando Gramsci fu arrestato e doveva essere trasferito dal carcere di San Vittore al Tribunale Speciale, un gruppo
di partigiani antifascisti della federazione del Partito Comunista di Milano, tra i quali Angelo Tasca e quella che sarebbe poi divenuta la donna di Riccardo Lombardi, Ena Viatto, Pia Carema, che è stata citata qui da da Renato, ma anche Camilla Ravera. Erano un gruppetto di comunisti, più o meno eretici tutti, che stavano un po' ai margini di quella che era la struttura portante del Partito Comunista d'Italia, decisero di tentare di liberare Gramsci. E quindi si misero a studiare il tragitto che avrebbe fatto da San Vittore al carcere speciale, e allora era difficile che sbagliavano i colpi questi marpioni di intelligentissimi di partigiani, nel frattempo era arrivata a Milano ospitata da Lombardi e Tatiana, e era l'unica che poteva essere ammessa in carcere e a trovare Gramsci. Fu fatto un bignè di crema, quelli che si usano diciamo per il periodo natalizio, si usa fare per il periodo natalizio. Dentro questo bignè di crema fu messa una chiavetta costruita dall'ingegnere socialista, fatta dall'ingegnere socialista, che serviva a Gramsci per liberarsi dalle manette. Ad un segno convenuto, durante il tragitto lui avrebbe dovuto liberarsi delle manette, e lì era già tutto pronto, predisposto per liberarlo. Il giorno prima di quando ci sarebbe dovuto essere questo tentativo di liberarlo, arrivò il controordine di Tatiana, che disse no, non facciamo più nulla perché il prigioniero non vuole. Questa fu la versione, diciamo così, ufficiale che venne data, alla quale Lombardi non credette mai, e rimase questo in qualche modo dubbio e queste perplessità sul fatto se fosse stata vera la volontà di Gramsci, o se invece, come era molto probabile per gli avvenimenti che poi da quel momento in poi sarebbero seguiti, non fosse arrivato un ordine di sospendere questo tentativo di fuga. E successivamente, mese dopo mese, tutti i componenti di questo gruppetto furono tutti, chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro, espulsi, messi al bando come traditori e cacciati dal Partito Comunista. Erano gli anni in cui il Partito Comunista venne preso, gestito direttamente da Ruggero Greco e ovviamente da Palmiro Togliatti. Detto questo, rimaneva comunque, diciamo così, come la stima, la grande considerazione che Lombardi aveva per Gramsci, e continuò a seguire le sue vicende, perché tra l'altro lui entrò in contatto pure con Sraffa, e quindi aveva più punti di riferimento, tanto Tatiana quanto Sraffa, e sapeva benissimo quello che stava subendo in carcere Gramsci, che è stato ricordato qui da Noemi, e soprattutto a Turi venne totalmente isolato all'esterno e anche all'interno dagli stessi compagni comunisti che erano in carcere, fino a rischiare di essere
colpito da una palla di neve dentro cui c'era un sasso. Ora, perché questo accanimento nei confronti di Gramsci? Il libro spazia sul Gramsci letterario, quindi quello che appunto è stato inizia l'incipit del libro, il canto decimo della Divina Commedia, e via via affronta tanti aspetti dell'opera e del pensiero di Gramsci. A me me ne è venuto in mente uno che è attualissimo di questi giorni, e cioè Gramsci e la religione. Perché questo? Perché dopo il Gramsci e la donna, e quindi i vari amori che duravano un certo periodo, poi lui mollava la carena e per un certo periodo di tempo con Camilla Ravera la invitava a fare la tribuna delle donne sull'Ordine Nuovo, poi tutte le storie con le sorelle Schutz, non con una sola, una fa i figli, ma più o meno amoreggia in modi diversi anche con le altre due. Perché dopo Gramsci e le donne c'è il Gramsci e la religione? Ed è attualissima, perché di questi giorni, insomma, di quanto a sinistra si sia persa, si stia perdendo in maniera direi quasi raccapricciante, un'idea, un briciolo di idea di laicità. C'è un osanna continuo nei confronti di Papa Francesco. Tutti sapete che Papa Francesco è un gesuita della Compagnia di Gesù. Bene, a me piacerebbe su questo che si leggessero le pagine che Gramsci ha scritto nei quaderni, analizzando e passando al setaccio proprio la Compagnia di Gesù. E il Papa di allora, Pio XI, che è quello che fece i Patti Lateranensi, che è quello che diede il titolo di dottore della Chiesa Universale al Bellarmino, e queste cose Gramsci le scrive. E le analizza andando a studiare che cosa, chiedendosi che cosa, ma perché hanno così a cuore di arrivare nelle fabbriche, di andare nelle campagne, di andare in tutti i luoghi di lavoro, no? È quasi che lì è il nostro terreno, quello è il nostro terreno, l'operaio, il contadino, l'impiegato, e questi li troviamo con l'Azione Cattolica o con altri ordini, come appunto l'Azione Cattolica, cioè i gesuiti, li troviamo presenti ovunque, nelle scuole, nelle università, non solo nelle fabbriche. E lui comincia a studiarla questa cosa, questo fenomeno, e lo studia così da vicino emette dei giudizi non anatemi, tant'è che lo dice spesso, di non fare il mangiapreti, no, così tanto per fare una cosa, ma studiare il fenomeno, analizzarlo e dedurre poi le motivazioni per cui quel fenomeno attecchisce. E lui arriva a dare un giudizio, una valutazione, che la Compagnia di Gesù è una delle compagnie di religiosi più forte, più influente e al tempo stesso più reazionaria, più conservatrice. Qual è il suo obiettivo? È l'apostasia delle masse, nel senso che la missione dei gesuiti è quella di controllare e disciplinare i movimenti delle masse, che nella loro visione missionaria costituisce l'eresia moderna più pericolosa. E in questo, Gramsci intravede e lo mette proprio nero su bianco,
la competizione, ma, no? Noi dobbiamo essere all'altezza di questa sfida ed essere noi a vincere questa sfida. Quindi non ci può essere, diciamo così, un compromesso, un allentamento della presa su questo fenomeno religioso, sapendo bene, scriveva già nel 16 sull'Avanti, che il socialismo, ironicamente diceva, è sì una religione, ma a differenza del cattolicismo, lo chiamava cattolicismo, al suo centro non ha il Dio trascendentale, ma la fiducia nell'uomo e nelle sue migliori energie. Questo è il senso fortissimo di Gramsci della laicità, se volete anche di un certo ateismo, e che lo porta poi a dire che i concordati comunque sono una capitolazione dello Stato moderno davanti al Vaticano, che resta comunque uno Stato extraterritoriale, che nel momento in cui tu fai un concordato lo legittimi ad entrare nel tuo territorio. Ecco, non c'è più una delimitazione fra due Stati, ma uno Stato predomina sull'altro. Detto questo, le cose, io mi piacerebbe, ecco, su questa come domanda all'autrice, no? Lei ha individuato ovviamente nel canto decimo quella che potrebbe essere nella visione, cioè nel modo di fare, di scrivere di Gramsci, una sua ironica contrapposizione contro gli atti. Potremmo dire che oltre questa, diciamo, può essere la premessa del fatto che poi si sviluppa una contrapposizione sulla religione e in particolare appunto sul fatto dei patti lateranensi, quelli che Gramsci definiva una capitolazione, Togliatti nel 47 li volle inserire nella Costituzione. Quindi purtroppo Noemi risponde, no, risponde, volevo dire che risponderà Noemi, però non possiamo altre domande. Io a Carlo posso rispondere con una battuta sola, ma il titolo del libro qualcosa dice, il fatto che Gramsci, che era un dantista di formazione, si occupi di un canto solo di tutti i 33 della Divina Commedia, anzi 34 della Divina Commedia, sì, scusate, 33 del 99 più 1, 100, scusate, 33 dell'Inferno, che si occupi diciamo di solo del canto degli eretici, il cosiddetto canto degli eretici. Gli eretici sono... non sono le eresie comuni che sono allora tra i seminatori di zizzania, di discordia, eccetera. Gli eretici, lo dice chiaramente, quelli che stanno lì, sono quelli che l'anima col corpo morta fanno. Quindi gli eretici sono quelli che modernamente... Però la cosa che mi preme, è giustissimo questo che dice Carlo, però vorrei aggiungere una cosa. Il taglio di Gramsci è proprio sulla laicità dello Stato, non è sulla vita privata. Cioè sull'assoluta libertà, poi, nel privato, di qualsiasi tipo di religione. Il punto chiave è quando la religione invade lo spazio e la sovranità statale, come è accaduto coi patti lateranensi, naturalmente, o quando c'è l'insegnamento della religione nella scuola. Lui ce l'ha chiarissime queste cose. Poi non è non è assolutamente totalitario o dogmatico nel modo neanche di essere ateo, perché c'è modo e modo anche lì, no? C'è quello ideologico e c'è quello integrale dell'umanesimo. Guardate che una società come questa, che è multiculturale, multietnica, multireligiosa, l'identità come appartenenza a una religione, a una nazione, a una minoranza etnica, linguistica, tutto quel che voi volete. Allora ci sono quelli che sono sardi, ci sono quelli che sono l'indipendentismo corso, cioè le derive, lui le chiama derive autonomistiche. Nella lettera sulla fondazione dell'unità dice questa parola, propongo la parola l'unità
contro qualsiasi tentazione di deriva autonomistica. Lui era sardo, tenete presente che, e secondo me è proprio la sua sarditudine che gli dà lo sguardo anche particolare rispetto ai meccanismi del potere, diciamo, cioè il fatto di essere cresciuto in una isola sfruttatissima fin dall'inizio, diciamo, dai Savoia. Comunque, quindi, la cosa importante che mi preme è questa, è che questo sguardo laico non è uno sguardo persecutorio nei confronti, in fondo il comunismo di Stato in Unione Sovietica era lo Stato era nato ateo, ma è un ateismo formale, formalissimo, tant'è vero che poi la religione è rifiorita immediatamente appena è crollato. Quindi non è questo il punto. Il punto è quello della formazione di una nuova identità culturale che riesca in qualche modo a smascherare i meccanismi dell'identità, dell'egemonia secolare in base, che si ripete, che tende a riprodursi in continuazione, che è quella che lui ricostruisce, innerva tutta quanta la storia della letteratura, la storia della penisola, eccetera, eccetera. La ricostruzione è genialissima da questo punto di vista. E noi mai come adesso vediamo, no, i guasti, pensate in questi giorni cosa sentiamo, diciamo, no? Di questa, allora chi rinfocola lo scontro di civiltà, chi rinfocola lo scontro religioso, e questo è il punto, questa è la cosa che ci interessa di Gramsci, ed è la cosa che lo rende anche, che rende possibile, diciamo, il suo pensiero di passare in tutto il mondo. Perché è un pensiero che riconosce l'uguaglianza dell'identità umana fondamentale, cioè siamo tutti uguali, per nascita uguali, uomini e donne per cominciare, ma anche appunto palestinesi e ebrei, oppure, capite? Quindi il problema, noi a questo punto siamo in una situazione così intricata tra Medio Oriente e Europa che vedete, che non si capisce neanche più chi è nemico di chi, perché diventano talmente demenziali, no, gli spostamenti di alleanze, ma perché manca un fondamentale pensiero nuovo, diciamo, rispetto anche proprio alla realtà umana. E allora c'è un altro modo di vedere gli immigrati, c'è un altro modo, capite? C'è un altro modo di affrontare tutte queste questioni, che non è né quello assistenziale, né quello razzista, né quello. Ci sono tanti modi di negare, voglio dire, questa uguaglianza fondamentale. La prima, insisto, e se uno non la vive nella propria pelle, non ce l'ha, è quella del rapporto uomo-donna. Scusate, io sono una donna, ma la dico questa cosa, la devo dire. Non è esistita solo, la sinistra non è stata solo comunismo, tanto per cominciare. Io sono sempre stata di sinistra, non vorrei che si equivocasse, sono sempre stata di sinistra, però non sono mai stata comunista. Perché? Perché sentivo un razzismo nei confronti delle donne, un'oppressione che era intollerabile, e li sentivo i compagni quasi peggio, che è tutto dire, voglio dire, dei baciapile, quasi ti negavano ancora di più, perché ti spingevano verso una specie di mascolinizzazione, dovevi essere come un uomo, no? Produttivo, la libertà delle donne, fare gli asili, ma era perché le donne lavorassero nelle fabbriche, non era nella direzione della formazione di un'identità. Questo è il punto, questo a me preme, perché Gramsci è un uomo rarissimo da questo punto di vista, è sconvolgente il rapporto che ha con le donne lui, perché è una cosa che magari uno nel privato magari ha vissuto anche abbastanza poco, poche volte, e solo per qualche frazione, ma è interessante, capite? Straordinarissima la modernità, che è proprio radicale la sua idea di uguaglianza. E questo è certamente ha a che vedere col fatto di non avere un'ideologia religiosa che pone, per esempio, nella ragione spirituale divina o nella razionalità, diciamo, che pone l'identità umana, perché se l'uomo è tale perché lo spirito ha un pezzo di spirito divino, di Dio, la donna infatti è nata da una costola, no? Cioè perché ha un pezzetto di spirito divino che gli è entrato dentro a qualche punto, e bisognerà decidersi anche quale, no? Prima nello zigote, allora si litiga, no? Quando è che uno è, ma lo spermatozoo no, ma però poi lo zigote, allora no, il feto no, sì, prima, dopo. San Tommaso dice a 3 mesi, a 7 mesi, allora quando nascono si possono anche ammazzare, giusto? Perché se non hanno l'identità umana, perché non hanno l'anima, cioè, quindi il bambino che nasce sarebbe un animale. Ragazzi, ma è stato questo nel mondo greco, San Tommaso dice che l'anima discende dopo la nascita, comunque ci addentriamo in un discorso complesso qui, che mi fermerei, direi anche, e ringrazierei tutti quelli che sono venuti, veramente grazie a tutti, grazie a Ilaria, ci sono degli altri ringraziamenti che abbiamo fatto.
diceva Mariella, sono uno di festival che ha voluto Gramsci nel loro festival. Grazie per la condivisione, grazie all'Atenatore, alla casa di Luce, all'Ammendatore che ci ha ordinato e messo i libri a disposizione, a Maurizio Maturi che sta facendo le riprese, grazie, e grazie a tutti voi per essere qui. I libri potete comprarli. Buonasera. Siamo sotto. Oh, è finito. Perché mi sa che mi sono perso? Che tu sei? Ah no. Ce l'hai, no? Ah dai, davvero? Allora è un aperitivo anche di fatto. Non è un aperitivo di fatto. Non è un posto. Come l'aspettavo? Onoratissimo. No, è l'altro. No, vogliamo una foto di gruppo? Vieni qua. Non so se riesco. L'apparenza è grande. Che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Allora, c'era giusto per la mia. Ci cacciano via, abbiamo fatto tardi, abbiamo parlato troppo. Ora non chi è che non era, ora non c'è, c'è il tardi, là. Io ho chiesto, grazie a voi. Sì, ci hanno voluto chiedere qualcosa. No, no, è l'autrice, mi chiamo dei perfetti. Ciao, ci vediamo domani. Certo, bello. Mariella. Quale lettera, scusa, per grande studioso. Allora, quella originale ce l'aveva in tasca Tatiana quando è andata a fare il processo in Russia, che è stato vinto ed è pubblicato nel tradimento di canale e mi hanno trovato una faccia del mondo. Grazie.
Grazie.